assedio a Di Maio sia dall'interno sia dall'esterno del movimento. Cresce il pressing intorno al capo politico pentastellato affinché faccia un passo indietro o quantomeno di lato. Un gruppo di senatori ieri in una infuocata assemblea dei parlamentari ha presentato un documento che mette in discussione la leadership del ministro degli esteri e chiede una nuova fase politica e programmatica. Si va dal riposizionamento del movimento sul fronte riformista al rapporto tra gruppi parlamentari e governo, dalla trasformazione della piattaforma Rousseau in strumento in mano al movimento, alla divisione dei ruoli di governo e organizzativi del movimento. Il movimento sta facendo in tema di riorganizzazione, in cui si è avanzata anche l'ipotesi di un organismo collegiale e quindi, diciamo così, è anche la questione del capo politico. La priorità è un tema che si dice che valuterà lui, cioè un mandato, farà le sue valutazioni. Nella realtà Di Maio sarebbe sempre più in discussione, si parla di un direttorio nella gestione del movimento, alle prese ora anche con il possibile referendum sul taglio dei parlamentari, cavallo di battaglia dei grillini. Oggi in Cassazione sono state presentate le firme necessarie dei senatori per richiedere il referendum confermativo sulla riforma che riduce il numero dei parlamentari da 945 a 600. Non c'è dubbio, mi rendo perfettamente conto di quanto possa essere impopolare. Però intanto mi sembra corretto che una riforma che riguarda la Costituzione, la qualità della democrazia rappresentativa, quindi il ruolo del Parlamento e anche il ruolo dei partiti, venga valutata dall'opinione pubblica e su questa ci sia un voto popolare.